Grazie e buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Questo è un momento estremamente importante per la città di Roma ed è un momento molto importante anche per il Movimento 5 Stelle. Partiamo da questo presupposto. La democrazia diretta a Roma è ferma da 23 anni. L'ultimo regolamento in materia di partecipazione popolare è del 1994. Quindi stiamo parlando di una democrazia diretta che né il centrodestra, né il centrosinistra, né le precedenti amministrazioni ha voluto mettere al centro del loro programma politico. Eppure il Movimento 5 Stelle lo ha messo come secondo punto del programma, votato online su Rousseau, appunto trasparenza e partecipazione, e abbiamo deciso di introdurre questi nuovi strumenti di democrazia diretta all'interno dello Statuto di Roma Capitale. Stiamo parlando del referendum propositivo senza quorum, del bilancio partecipativo, delle petizioni popolari presentate attraverso il web e della possibilità per Roma Capitale di avviare delle consultazioni sul sito di Roma Capitale, che, come dopo vi spiegherà anche l'assessora Flavia Marzano, è in arrivo. Petizioni popolari elettroniche. Questo è il primo punto che abbiamo introdotto. Esiste già le petizioni popolari, è uno strumento conosciutissimo, esistono anche nella nostra carta costituzionale. L'articolo 50 della Costituzione disciplina le petizioni popolari, eppure in 70 anni il Parlamento italiano non ha fatto neppure una legge attuativa delle petizioni popolari. Il Movimento 5 Stelle a Roma in meno di un anno dà nuova vitalità a questo strumento, utilizzato in altri paesi del mondo. Petizioni popolari elettroniche sono utilizzate ad esempio dal Parlamento europeo. I cittadini europei possono direttamente accedere al sito, presentare la propria petizione e questa poi viene calendarizzata e discussa. Ma siamo voluti andare oltre alle petizioni popolari elettroniche. Volevamo dare la possibilità ai singoli cittadini di entrare direttamente nelle istituzioni. E quindi abbiamo preso un modello che oggi esiste in altri parlamenti, in particolare nella Camera dei Comuni, Parlamento inglese, dove i cittadini possono presentare delle petizioni popolari ed illustrarle direttamente all'interno del Parlamento. Così faremo a Roma. I cittadini potranno presentare delle petizioni popolari e se raggiungeranno un numero elevato di adesioni, queste potranno essere illustrate direttamente dal primo presentatore all'interno dell'Assemblea Capitolina. È una rivoluzione. Non si era mai vista una cosa del genere. Il secondo punto che introduciamo all'interno dello Statuto di Roma Capitale è referendum propositivo, senza quorum. Referendum abrogativo e consultivo erano già previsti dallo Statuto di Roma Capitale, soltanto che avevano il quorum di partecipazione. E negli ultimi 20 anni, 30 anni abbiamo visto tanti referendum che effettivamente sono andati persi, in quanto il voto dei cittadini poi non ha raggiunto mai il quorum di partecipazione e di conseguenza le amministrazioni sia locali che nazionali hanno speso dei soldi senza poi ascoltare effettivamente i cittadini. Togliere il quorum significa dare la possibilità ai cittadini di esprimersi direttamente sulle questioni più importanti che riguardano la loro vita. Ed è per questo motivo che abbiamo introdotto, sia per il referendum abrogativo e consultivo, abbiamo introdotto appunto l'abolizione del quorum, ma abbiamo anche introdotto il referendum propositivo. Quindi la cittadinanza, i cittadini romani potranno presentare un referendum, una proposta di referendum, che sarà poi sottoposta al voto. Buongiorno. Abbiamo introdotto all'interno dello Statuto di Roma Capitale anche un ulteriore strumento, che è la sperimentazione del voto elettronico. Ora, pensate che negli Stati Uniti d'America il presidente americano in alcuni stati viene votato attraverso i touchscreen nelle cabine elettorali. Noi vogliamo sperimentare una cosa del genere, ci vogliamo provare, anche perché l'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale impone alle pubbliche amministrazioni, impone appunto di favorire l'uso delle nuove tecnologie per l'esercizio dei diritti politici, quale maggior diritto insomma del diritto di voto. Un'ultima cosa che vorrei dire sul referendum propositivo, abrogativo e consultivo senza quorum
che non abbiamo inserito nelle slide, è nella possibilità da parte dell'Assemblea capitolina di sottoporre, diciamo, rispetto al referendum, anche una controproposta. Stiamo parlando di strumenti che in Italia sono presenti in alcuni comuni, come il comune di Mira, governato dal Movimento 5 Stelle, che ha finito proprio l'altro giorno di approvare i regolamenti attuativi. Sono presenti in Svizzera, in California, ma non sono presenti nella nostra Costituzione. Non avremmo voluto. C'è chi fa le riforme istituzionali, magari insieme ai gruppi economici, alle multinazionali, e c'è chi li fa nell'interesse dei cittadini, introducendo nuovi strumenti di democrazia diretta. L'altro strumento che introduciamo è uno strumento molto conosciuto, nato nel 1989 in Brasile, che è quello del bilancio partecipativo, già utilizzato in molti comuni d'Italia, e che consente di coinvolgere i cittadini nella costruzione del bilancio, eventualmente assegnando una piccola quota del bilancio di Roma Capitale ai cittadini per far decidere, appunto, e farli consultarli su dove devono andare le risorse economiche, su quali sono le materie più importanti, ad esempio ambiente o le scuole o ad esempio i rifiuti. Questo per dare sempre, come diceva prima il deputato Fraccaro, dare maggiore possibilità ai cittadini di responsabilizzarsi. E in ultimo, l'era della partecipazione digitale, le consultazioni online. Noi, il Movimento 5 Stelle, come tutti sapete, utilizza una piattaforma che è rivoluzionaria, Rousseau. Gli altri prendono le decisioni all'interno degli organi di partito, magari chiusi nelle stanze. Nel Movimento 5 Stelle i voti, un voto vale un voto. Vengono decise, il programma del Movimento 5 Stelle viene deciso attraverso Rousseau, quindi attraverso i voti di tutti gli iscritti. Ebbene, noi vogliamo avviare questo modello anche all'interno del sito di Roma Capitale, dando la possibilità ai cittadini di esprimersi attraverso dei sondaggi, delle consultazioni, mettendo dei documenti anche prima di approvare determinate delibere. Questo in realtà è un metodo che non è soltanto democrazia diretta, ma consente anche alla città e agli amministratori di questa città, in questo momento al Movimento 5 Stelle, di prendere delle decisioni consapevoli nell'interesse dei cittadini, di avviare, diciamo, dei percorsi di approvazione di queste delibere in modo più efficace, più efficiente, quello che è chiamato anche better regulation. Quindi consente all'amministrazione di poter essere più efficiente e di comprendere quali sono le priorità per la città. Concludo il mio intervento e passerò la parola all'assessora Mazzano dicendo che questa proposta è stata il frutto di un lavoro del primo anno, possiamo dire quasi del primo anno, dell'attività del gruppo capitolino, e che coinvolgerà, che ha già coinvolto una parte dei municipi e coinvolgerà tutti i territori. Si tratta di dell'inizio dell'era della partecipazione a Roma. In 5 anni vogliamo passare da mafia capitale alla capitale della democrazia diretta. Grazie.